a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi apro una nuova rubrica che veramente mi appassiona molto e sono le inserzioni più strane che io ho trovato su AliExpress, perché ogni volta che compro qualcosa su AliExpress non posso che non leggere le inserzioni e veramente cioè proprio muoio dalle risate, perché cioè sono assurde. Io penso che siano tradotte da Google Traduttore, credo, non lo so, da qualche pazzo ubriaco che traduce le inserzioni, non ho proprio idea, però sono veramente assurde. Quindi nelle mie ricerche che ho fatto man mano per comprare nuovi materiali, io ho fatto lo screen così le possiamo vedere meglio insieme e ve le metto qui di fianco così le leggiamo, perché veramente alcune sono veramente assurde. Allora partiamo con la prima. Ovviamente, che cosa potevo cercare su AliExpress? Le agende, mi sembra quello giusto. Guardiamo questa, 2017 nuovo originale A6 A7 cuoio, fin qua ci siamo, dell'unità. L'unità di chi? Non si sa. Di elaborazione planner viaggio, creativo, diario, planner, notebook, sciolto. Sciolto, cioè praticamente vi arriva separato, i fogli da una parte e una pezza dell'agenda dall'altra, il bottone dall'altra, è sciolto. E foglia, c'è una foglia che io non vedo in questa agenda dove sia una foglia, forse dentro ve la metteranno come decorazione, con zip, meno male che c'è la zip. In effetti la zip, se vedete il disegno, sta sopra. Interna, appunto, borsa partita Love Doki. Love Doki, non ho idea di cosa sia, sarà forse una sottomarca della Doki Book, non lo so. Comunque l'agenda è anche carina e non costa neanche tantissimo. Passiamo avanti con un'altra inserzione veramente allucinante, che è quest'altra, che ci dice che abbiamo vari modelli di questa agenda, che in realtà è un semplice foglio di plastica. Quindi abbiamo un formato B5, A5, A6, A7, e ci abbiamo tutti quanti i gusti. Semplice, mi sembra pure giusto. E PP, che non so che cosa voglia dire, PVC, e fin qua ci siamo. Spirale, legante, allentato, quindi non è che i fogli si mantengono proprio bene bene, è allentato. Leaf, che non so che cosa voglia dire perché non so l'inglese. Notebook, fin qua ci siamo. Foglio, giustamente il foglio. Shell, così. Materiale scolastico, ufficio, trasparente, concise, che è breve e concisa, stretto stretto, forza forza. Planner, copertura, quindi è una copertura del planner. Planner in realtà non è un'agenda, ma è solo una copertura. Andiamo avanti sempre con l'agenda. Abbiamo questa piccola agendina, che è un'agenda che ci dice AliExpress che è della Doki Book. Sì. Agenda 2017, free shipping, quindi vuol dire che ce la mandano gratis, senza spedizione, quindi yeah. Notebook A5, A6, A7. Planner new, quindi è nuova, ci mancherebbe che mi dessero un'agenda usata. Kawaii, diario stazionario, questo è un diario stazionario, cioè non si muove, sta là, non si sposta. Oro, rosa, nera, nera all'interno, prezzo all'ingrosso, vabbè ragazzi, no, non ho parole. Veniamo a questa agenda molto carina che mi piace tanto, però è molto invernale, quindi per adesso non va bene. E ci dice la nostra inserzione di AliExpress 2016, quindi per quest'anno non ci siamo proprio. Doki Book nuovo arriva, sempre arriva nuovo, meno male, perché non so se nuovo arriva o se arriva nuovo l'inverno, non si capisce. Fiocco di neve, fin qua ci siamo. 6 fogli intercambiabili, planner A7, A6, A5, cuoio, quindi anche questo è cuoio dell'unità. Questo cuoio dell'unità, che materiale sarà? Sarà un materiale nuovo, che non lo so. Di elaborazione magnetica, quindi sarà con il bottoncino magnetico, dalla cosa non mi sembra. Notebook A6, borsa con cerniera notebook, e meno male che abbiamo una borsa con cerniera, perché sennò che ce ne possiamo fare. Andiamo avanti sempre con le agende. Notebook sciolto, anche questo è un'agenda sciolta che ci arriva a pezzi così da ricomporre, come modello IKEA. Foglia a mano in pelle libro, cancelleria, serie di dolci. Voi vedete dolci? Giorno, so di giorno, di notte non potete usarla questa agenda, planner. A5, A6, A7, diario personale, ufficio scolastico, forniture regalo. Passiamo agli sticker. Gli sticker abbiamo di vario genere, di vario numero, di varia forma. Abbiamo questi sticker bellissimi che inizia subito con, sembra un'inserzione... Bello caldo, questi sticker sono belli caldi, in che senso? 6 sheets,
che non so se è una parola giusta in inglese, DIY, foto decorazione di carta adesivo, di carta scrapbook, diario di calendario, planner, mestiere, regali, perfetti. Andiamo avanti con questi sticky note e abbiamo, tra l'altro sono anche carine queste cose che ho trovato, fresco di colore, un bel fresco di colore, sta arrivando l'estate, deve essere un bel fresco di colore, tipo quando dipingi la stanza deve essere un bel colore fresco, della caramella, quindi è un colore che sembra una caramella da quello che capisco, indice, no, notepad, notebook, memo pad, self adhesive, sticky note, planner, adesivi, segnalibro, regalo, promozione per i bambini, chi più ne ha più ne metta, un elenco di cose che veramente non finiscono mai. Concludiamo con quest'altra inserzione che riguarda degli sticker, anche questi con delle frasi, e abbiamo 8 fogli kawaii, sticker adesivi, diario, planner, adesivi, fin qua ci siamo, not, appiccicose. Che vuol dire appiccicose? Scrivete che, cioè, sono adesivi, sono appiccicosi, sì, nel senso che si attaccano, non sono appiccicosi. Appiccicosi mi fa pensare a una gomma da masticare, non a degli sticker, insomma. E poi soprattutto papeleria. Sapete cosa vuol dire papeleria? Io non lo so. Papeleria che vuol dire? Non lo so. Prodotti di cancelleria, meno male che ho capito che sono dei prodotti normali. Quindi niente, queste sono le inserzioni più pazze che per adesso ho trovato. Ovviamente ne cercherò delle altre, ne troverò da altre parti, anche forse non solo su AliExpress. Se vi piace questa nuova tipologia di video, fatemelo sapere giù nei commenti, mi raccomando. Se trovate anche voi delle inserzioni pazze, fatemi lo screen e mandatemelo da qualche parte, magari su direct su Instagram, così poi potrò inserirle nel prossimo video, magari anche con scritto i vostri nomi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao, fate bravi!